Bella a tutti ragazzi, sono tornato dal vostro Razor. State per vedere il continuo di Little Nightmare, quindi vi auguro una buona visione. Porca miseria, ragazzi. Qui c'è di nuovo la scimmia. Ma dov'è il tipo, però, di prima? No. No. Qua però vedi c'è qualcosa. Sì, eh. Intanto prendo la scimmia. Sembra esserci qualcosa qua. Infatti. Di qua non c'è nulla. Sento un respirare di quel bastardo. Vai. Bravo. Prendi. Ok. Qua c'è il tipo, eccolo lì. Al bastardo. Cosa sta facendo? E ti telefono a casa? Vabbè. Andiamo. No. Qua non c'è nulla, andiamo. Proviamo ad andare. Proviamo ad andare di qua. C'è niente. Qua però c'è una... Questa bastarda. La mia domanda è... Ha preso su una bambola anche lui? Una scimmia ha preso. La lancio qua. Pensa che l'ha lanciata lui. No, fotte sega. Bene. Però io da qua posso salire. O no? Sì. Ma anche no. Cazzarola, ha sentito il bastardo? Sì, ha sentito, sì. Salve. Io sono qua. Cosa fai di bello? Niente, eh? Se camminiamo in piedi, proprio facciamo non un casino di più. Forse ho capito cosa bisogna fare. Però devo studiarmi un attimo la zona. Perché? In pratica sembra che io debba... Lì c'è un cassetto. Devo provare a tirarlo di qua. Vediamo. Sì. Lui ha sentito casino, passerà. Io faccio il giro, vado. Non devo far cadere questi. Dai però. Veloce. Cazzo. Cazzo. No. Ma vaffanculo, che cazzo di mani hai? Oh. Glielo posso tirare in testa sto coso? Anche sarei curioso di tirarglielo in testa. Sì, occhio a non cadere, possibilmente. Ok. Lui ha fatto il giro dall'altra porta, quindi probabilmente ce lo ritroveremo lo stesso, purtroppo. Vediamo un po'. Qua scendiamo. Sta facendo del casino lui, eh. Che cazzo però. Ok, madonna se fa schifo comunque qualcosa lì. Non dovrebbe sentirci adesso, è abbastanza lontano. Questa cos'è? Ah, è un orologio. Qua. Una sedia, mi sa che mi servirà, no? Allora andiamo di qua. Ma che arroganza però, eh.
Che arroganza, veramente, eh. Dov'è? A cazzo giù? Puttana maiala. È il fatto che adesso io non riesco a vederlo. Oh merda. Oh merda. Ok. Cazzo di legno però di merda. Dio Cristo, fa rumore. E basta. Ok. Devo passare di là io però. No, no, no. No. Ok. Sta ravanando. Sente il nostro odore, sto bastardo. E il fatto è che è anche un po' coglione, perché praticamente lui stussa la roba, fa casino e si incazzano. Quindi se io andassi a sbattere contro questi faccio rumore? Giusto? Esatto. E cazzo però. No! Figlio di Baldracca. Ok. Abbiamo scoperto ufficialmente che in pratica lui sente il nostro odore. E lo sente tanto proprio. Quindi non bisogna farsi sentire, non bisogna proprio avvicinarsi troppo a lui. Tac. Ma che bello che è, con le scarpette. È molto vicino a noi. Dai, stussa qualcosa, bastardo. Bravo. Io qua potrei correre, credo. Però se corro, dove cazzo vado? Questo è il fatto. Che non saprei se correre o no. No. No, ma che cazzo però. Ma sei sordo? Ma Dio Cristo, devo usare un paio di scarpe. Devo usare un paio di scarpe per aprire. Sì, ma non è fattibile. Non ce la faccio. Vai. Tanto veloce. Cazzo. Va là, che culo. Qua. Spingi. Spingi, brutto stronzo. Grande. Questa qua la faccio cadere proprio facile. No. Posso arrampicarmi? Perlomeno. Sì. Ok. Potrei fare un gesto tipo così. Esatto, che mi spezzo le gambe. Non sono ancora morto. Perfetto, ragazzi, siamo ancora vivi. Ed è tanto essere ancora vivi in sto gioco, eh. Qua non posso tirare nulla. Vediamo se andiamo sopra. C'è un pianoforte. Sono caduti anche dei libri. Ok, accendiamo. Dobbiamo preparare a saltarci. Dio Cristo di quanto, qua facciamo rumore. Infatti. Puttana maiala, adesso arriva il bastardo. Salta di qua. Grande. Vai con Dio. Continuiamo a far cadere la roba noi. No. No. Vediamo dove va. C'è un'altra manopola triangolare. Che non so dove possa essere. Accendi. Perché tanto adesso lui teoricamente non vede.
Ma però... Dove potrei andare? L'ha preso un libro. Ha molto il senso dell'ordine questo coso. Potrei andare di qua. Eh sì, lì c'è una cosa da accendere. Ah no, non posso passare attraverso. Arrampicarmi? Sì. Perfetto, allora noi approfittiamo della cosa. Lì c'è un'altra scimmia che può tornare utile. Con calma. Ok. No. No. Salve, tenga. No. Tenga anche questa. No. La manina. Dove metti la manina, eh? Bastardo. Tenga qua. Bravo. Bravissimo, sei veramente bravo. Qua. Ok. E siamo tornati giù. Dovrei trovare a breve. Ok, veloce. No, non posso aprire. Sono in merda. Sono in merda dura. Sono in merda dura. Sono in merda dura, ragazzi. Qui c'è... No, Dio Cristo, però. Sei un po' bastardo, eh. No. Ok. Qua sopra posso andarci? Sì. Qua su posso andarci. E da qua usciamo di nuovo. Eccola la cazzo di manopola, dov'era? Bene. Ma vieni di qua, il bastardo. Allora, io so che qua... No. Cazzarola, ragazzi. Ok, lanciamo. Lancia, cazzarola. Lancia. Non possiamo lanciare. Vabbè, non andiamo noi. Cosa c'è qua di potenzialmente utile? C'è sta sedia. Qua possiamo arrampicarci. E ci porta da nessuna parte. Possiamo accendere la televisione. Non adesso, per favore. Possiamo accendere la televisione, però dobbiamo studiare poi un modo per... Lui non può proprio lanciarla questa cosa qua. Quindi io potrei fare questo gesto. Lascio la manopola qua. Accendo la televisione, mi nascondo... Qua sotto posso? No. Dove posso nascondermi? Dietro la valigia? Ma dietro la valigia è fattibile, secondo voi? Sì, dai. Posso... Cioè, non vede teoricamente. Ok. Dai. Madonna, se t'ho fregato, amico. No. Non sta tornando qua, vero? Io lo spero tanto. Ok, bravissimo. Vai. Non sta tornando. Vai, 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 ciccio. E mo? Ok. Non siamo morti. Non siamo mica morti? Sì, siamo morti. Ma come cazzo è possibile?
Non l'ho capita. Ok, ci siamo, ragazzi. Ma cosa fai, merda? Sì, sì. Bravissimo, bravo proprio, guarda. Attaccati a sta ceppa, bastardo. Ci siamo riusciti, ragazzi. Questo è solo un nascondiglio. Sì. Questo fa giusto giusto da... Ah no, non fa da nascondiglio. Qui c'è un carrellino, tiriamocelo. Vai. Che lì sennò mi sa che moriamo con quel vapore, è troppo forte. Quindi ci serve. No. Vai. Ok. No, no. Veloce. Bravissimo. Bravo Six. Benissimo, ragazzi. Andiamo avanti. Qua si aprirà. Ok, ora allora direi di saltare sopra e poi risaltare. Perfetto. Mamma mia. Siamo bravissimi. Qua visuale molto dall'alto. Scopriamo il perché. E adesso c'è uno zoom. Guardate gli effetti, ragazzi, sono veramente belli. Questo sembra essere gli acari. La polvere. Bene. Riaccendiamo la torcetta. Vai. Bravissimo. Sembra essere biondino il personaggino. Sento i ratti. Eccoli qua. Tua madre è quella grandissima. No. Cosa faccio qua, ragazzi? Veramente non me l'aspettavo sta cosa. Spegniamo. Ah, qua bisogna andare quando la mano del tipo è su. Adesso. Ok. Ma guarda che bastardo rompicoglioni. C'è sempre il topino qua che... Bisogna stare attenti alle fessure allora, ragazzi, adesso. Qua. No. Che cazzo però, ragazzi, veramente. Puttana maiala. Veloci proprio. E qua? No, 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 no. Vai di qua. Va là. Ma va là veramente. Guarda te che bastardo. Adesso si rompe le braccia adesso. No. No. Non ci credo, c'è arrivato. Ma che figlio di puttana, oh. Allora, proviamo un altro modo. Adesso lui allunga la mano di qua. Poi l'allungherà di qua. Ok. E poi la sta abbassando lì. E io torno qua. Benissimo. E adesso? La sta riallungando qua. No, 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 no. Cosa posso fare, ragazzi? Io vorrei salire dalla gabbia. Vorrei proprio salire dalla gabbia. No, no, mi ha preso ormai. Ah, fatto inculare. Bastardo. Mo? Stessa cosa? Eh sì. Col fatto che però bisogna stare attenti lo stesso. Vai. No. No, cazzo. Me ne mancava uno. Bisogna tirargli la gabbia per distruggerla. Ok, dai, stavolta sarà... Spero che sia la volta buona. Allora.
Vai. Vai così la prima. Perfetto. Vai, muta la manina. Vai, 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 vai. Vai, vai. Sì. È morto? No. Addirittura è vivo. Eh no, sarai morto, ciccio mio. Sarai morto. Beh, io nel dubbio vedo che stai facendo la breakdance con quella manina. Vorrei andare a carezzarla. No. Che schifo. Guarda, che schifo, si muove la manina. Che schifo. Questa mano? È morto, che goduria. Perfetto, ragazzi. Abbiamo superato finalmente anche il mostriciattolo che ci rompeva i coglioni. E quindi, ragazzi, io direi di fermarmi un attimo qui. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel mi piace, condividete il video, iscrivetevi e spammatelo possibilmente, mi fareste un grande piacere perché ho bisogno di crescere su questo canale. Ok, perfetto, posso andare. E quindi se riuscite, se conoscete degli amici a cui possono piacere questi giochi o in generale il mio canale, mi raccomando fateglielo sapere che ho bisogno di crescere su YouTube. Quindi un salutone grande dal vostro Razor, alla prossima!